Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kingslave Corporation e oggi voglio parlarvi di un discorso abbastanza, come dire, serio. Non ho voglia di giocare e non ho voglia di scherzare su queste, come dire, cose serie, diciamo, perché mi è capitata una cosa abbastanza, come dire, spiacevole. Tra l'altro, non credo che non taglierò questo video, lo lascerò per intero, lo lascerò così, non mi interessa. E niente, anzi, leverò pure il fatto della donazione qui, tanto in questo video non parlerò di questo, non parlerò di walkthrough, gameplay, PlayStation, niente, parlo di una cosa abbastanza seria e ne vorrei parlare nel miglior modo possibile. Cosa è successo in poche parole? Ieri ero in live e durante la mia live si è iscritta credo una ragazza e a quanto pare ha incominciato a insultarmi perché dicevo che ero brutto, dicevo che ero grasso. Diceva delle cose senza senso, in poche parole mi offendeva. Si tratta di una sorta di bullismo e diciamo che ne ho risentito molto in questo. Sì, ho reagito perché gli ho risposto, però non, diciamo dentro di me ero un po' triste perché siamo ancora nel periodo in cui il bullismo esiste ancora. Dicevo, questa ragazza ha cominciato ad insultarmi, io ho risposto, dopodiché l'ho bannata, come è giusto che sia. Quindi questa ragazza non sarà più iscritta, cioè non mi seguirà più in live, non farà più niente, in poche parole non mi vedrà più in live. Però ho riflettuto molto su quello che mi è accaduto perché nella maggior parte di noi, di voi, di tutti, succedono queste cose e potrebbe succedere anche di peggio. Io ne vorrei parlare perché vorrei raccontarmi delle mie esperienze quando ero a scuola, quando ero piccolo, subivo del bullismo anch'io. Classiche frasi del bullismo, Majin Buu, palla di lardo, grasso, scartato, tipo queste cose così. Parlarne così è veramente brutto, però le prime volte sono state difficili, ma quando vai avanti e senti le stesse frasi ogni giorno, da quando vai a scuola, adesso mi è capitato solo questa volta, ma prima no. Cioè, dopo il periodo di scuola, diciamo che si sono calmate un po' le acque. Dopodiché, ieri sera, questa ragazza mi ha body shaming. È brutto. In quel periodo, diciamo che le prime volte me la prendevo, poi dopodiché il menefreghismo mi è salito proprio altissimo, quindi ogni cosa che mi dicevano io da un orecchio mi entrava, dall'altro mi usciva. Quindi sì, per i primi momenti è stato bruttissimo, poi ci ho fatto l'abitudine. Ora ho degli amici veri che stimano me, non per l'aspetto fisico, ma più che altro per il mio carattere, perché possono fidarsi di me, eccetera. Però vorrei lanciare un messaggio a tutti quelli che si sentono, come dire, bullizzati da dei bulli, sostanzialmente, dicendo che se tanto tempo fa Gesù diceva porgi la tua guancia se uno ti dà uno schiaffo e tu accarezzi la faccia, beh, raga, è una stronzata perché se i bulli hanno un passato difficile e cercano di far indebolire coloro che sono già deboli, l'unica cosa che potremmo fare è rispondere, se non peggio, per farli
vivere nella nostra stessa situazione. Quindi vorrei rispondere a questa ragazza che mi ha particolarmente bullizzato dicendo che ogni qualvolta che ti guardi allo specchio e, in poche parole, pensi alla sera di prima che mi hai insultato, cosa vedi? Dentro agli occhi tuoi, cosa intravedi? Felicità? Orgoglio? Non mi pare proprio. Le prude l'occhio. Non piango su queste cose. Però è una cosa gravissima questa, e vorrei che le meno persone ricevono questo, come dire, questa sorta di bullismo. Io ormai ci ho fatto l'abitudine, che me frega, però potete benissimo vedere anche in giro, che alcuni prendono per il culo gli handicappati, con i malati mentali, quando è capitato. Però dobbiamo rispondere alla stessa maniera, prendere per il culo alla loro stessa volta, perché loro non sono migliori di noi, noi siamo unici. Ricordatelo. Basta, questo è l'unico esempio che mi viene in mente. Vabbè, ci sono stati altri, però gli altri erano più leggeri. Quello di ieri sera è stato un po', molto molto pesante. E cerco di non parlarci più, non parlarci più sopra, praticamente. E niente, basta. Mi ha definito anche maschilista perché ho detto delle risposte. È vero, maschiliste, è vero, sì. Però ragiono così, non puoi farmi cambiare idea insultandomi perché è brutto. Veramente brutto. Quindi, cara ragazza, io ti auguro il meglio per la tua vita, però se ti capita un'altra persona da offendere, stai alla larga, perché se sei capitato davanti a te me, perché io sono buono, ma se ti capita un matto davanti a te, non so che te farà gara. Quindi per esperienza è meglio che tieni le due cose in mente, meglio per te. Detto questo, ragazzi, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video e spero di avervi fatto ragionare a tutti. E spero che non vi capita la stessa cosa. Ok? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.